Va bene così, questa squadra non molla mai, non moriamo mai, anche oggi per fortuna siamo riusciti a riprenderla, oggi in quel di Udine è stata una partita molto tosta. Udinese Lecce 1-1, prima di cominciare a parlarne, vi invito a lasciare tanti pollici in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questa partita. Che dire, affrontavamo un Udinese in casa loro su cui c'era tanta pressione addosso, perché l'Udinese non ha ancora vinto in questo campionato, in maniera abbastanza sorprendente, perché la squadra, l'Udinese, ce l'ha per fare un buon campionato. E quindi questo punto secondo me è molto importante, perché siamo riusciti comunque a far rimandare ancora una volta la vittoria a questa Udinese, che c'era andata vicino in realtà, perché noi abbiamo trovato il gol del pareggio agli ultimi minuti. Ma oggi, ancora una volta, il nostro caro mister D'Aversa l'ha decisa con i suoi cambi. Vi spiegherò dopo, ovviamente, parlandovene del gol. Quindi, parliamo in ordine cronologico della partita. Un primo tempo, secondo me, giocato molto bene dai nostri ragazzi. Abbiamo avuto varie occasioni, purtroppo non sfruttate. Due conclusioni di strefezza, uno defilato sulla sinistra, che si è spento di poco al lato dal palo destro di Silvestri, e l'altro un bellissimo tiro a giro, che questa volta si è spenta di nulla dal palo sinistro difeso da Silvestri. Poi in un'altra occasione, per esempio, una di Cabà, un tiro diciamo dal limite dell'area di rigore che si è spento di poco alto sulla traversa, qualche contropiede che non siamo riusciti a sfruttare, qualche cross in mezzo che voglio dire, oggi abbiamo messo in mezzo dei bei cross, ma a volte o andavano tutti a fare la profondità e venivano messi i palloni arretrati, o quando c'era bisogno di avere qualcuno dietro erano andati tutti avanti e viceversa. Insomma, peccato, perché alcune azioni potevano essere sfruttate meglio. L'Udinese nel primo tempo aveva tirato solamente 3 volte in porta, un tiro di Toven parato in 2 tempi da Falcone e altre 2 conclusioni centrali comunque facili da parare per il nostro portiere. Il secondo tempo invece purtroppo parte male, perché arriva un'azione appunto dell'Udinese, una carambola in area di rigore, un colpo di testa salvato sulla linea della nostra difesa tra Baschirotto e Chandré, e poi Chandré va col piede in maniera netta in ritardo su Pereira, che cade giù, e ovviamente quello è calcio di rigore. Devo rivedere le immagini, ma a mio modo di vedere il rigore c'era. Poi si presenta sul dischetto Toven, che batte Falcone, lo spiazza e l'Udinese va in vantaggio. Quel gol un po' ci ha mandato un po' fuori dai binari della partita, perché abbiamo fatto davvero tanti, tanti errori, soprattutto, come detto poi, anzi, Jandré, che ha fatto tantissimi errori, e proprio non era in partita, a volte proprio si era addormentato, perdeva palloni, e a volte un'azione proprio mi è rimasta impressa. Padone vagante che avanzava verso l'aria e Jandré che la guardava. Ma aggrediscila quel pallone, aggrediscila quella sfera. Oggi partita 9, il terzino francese, anche Cabà, che aveva fatto un primo tempo importante, e il suo secondo tempo invece è stato un completo disastro. Infatti, dopo l'ennesimo errore della sua partita, D'Aversa si era stancato, ha fatto cambiare subito Gonzalez per farlo entrare in campo. Poi arriva all'83esimo minuto il gol del pareggio. L'avevo accennato prima su D'Aversa. D'Aversa ha fatto poi 2 cambi. Sono entrati ovviamente Dorgu, Banda, ma soprattutto Sansone e Piccoli. È proprio l'asse Sansone Piccoli quella che porterà al gol del pareggio. Una bella azione dell'ex giocatore del Bologna, defilato sulla destra, cross bello in mezzo defilato, Piccoli con il piede destro anticipa il difensore dell'Udinese e il portiere Silvestri, che era uscito ad intervenire e mette il pallone in rete. E quindi 1-1. Ovviamente in fase di partita molto maschia, tanti falli, ovviamente entrambe le squadre ci hanno provato, ma dopo 5 minuti di recupero la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1. Ripeto, sono soddisfatto di questo punto perché siamo riusciti a riprenderla. Peccato, perché nel primo tempo sicuramente un gol avremmo meritato. Ah, a proposito, secondo me c'era anche un fallo da rigore su Anquist nel secondo tempo, un fallo commesso da Cabasele. Non c'è stato nessun intervento col VAR, ma io almeno, da quello che ho visto io, il tocco da parte di Mezzo Udinese c'è stato. Quindi forse poteva quantomeno l'arbitro andare a vedere al VAR. Comunque, con questo punto avanziamo a 13 punti, muoviamo la classifica, siamo adesso a pari punti con la Lazio, al 10° posto in classifica. Che dire, adesso ci aspetta una partita difficile
in caso contro il Torino sabato alle 18, il Torino che viene da un periodo negativo, 5 partite senza vittoria, che dire, speriamo bene, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, forza Lecce sempre e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Ciao a tutti.